Una cassa di massa M pari a 15 kg si muove su un piano orizzontale scabro con coefficiente di attrito dinamico Mi con D pari a 0,3. All'istante T uguale 0, quando la cassa ha una velocità V con 0 pari a 7 metri al secondo, viene applicata sulla superficie superiore della cassa una forza F pari ad A per T, con A 200 newton su farato secondo, che spinge sulla superficie formando un angolo alfa di 75 gradi rispetto alla direzione orizzontale. Calcolare, domanda A, il tempo T con 1 al quale la cassa si ferma. Domanda B, lo spazio X con 1 percorso prima di fermarsi. E anche questo è un problema che trovate nel testo intitolato, esattamente, elementi di fisica, meccanica e termodinamica, Mazzoldi, Nigro, Voci. Edises è la casa editrice, editore, il testo è un testo notissimo, forse anzi sicuramente il più noto, e l'ultimo problema di pagina 85 del capitolo 3, dinamica del punto, leggi di Newton, è il 3.43. Qui mi sono scritto questa carrellata di dati, problema che per la verità non è assolutamente difficile. Nel testo è presente questa figura dove c'è appunto la forza F applicata che forma rispetto alla direzione orizzontale un angolo alfa di 75 gradi, eccolo qua, ho scritto qui, e ovviamente poi c'è questo moto della cassa, in quanto ci parlano comunque di coefficiente di attrito dinamico, quindi c'è il piano scabro, allora qua abbiamo l'attrito che si oppone al moto, eccolo qua, la forza di attrito dinamico A con D, eccola qua, di cui abbiamo parlato tante volte, forza peso P, che poi è, ricordo, controbilanciata dalla reazione R con N, reazione normale. Non c'è assolutamente altro. Per il secondo principio della dinamica risulta che questa forza F più la reazione normale più la forza peso più la forza di attrito dinamico, tutto questo ovviamente deve essere pari a M per A, no? Secondo principio della dinamica, legge di Newton. Proiettiamo lungo gli assi, scegliamoci un sistema di assi, no? Questa è la Y, questa è la X. E attenzione che vogliamo scegliere lungo Y e lungo X. Lungo X avviene il moto, lungo Y non c'è moto. Dunque, attenzione che volevo dirvi che se questa è F, si forma un triangolo rettangolo, rettangolo qui, quindi F è la mia, ovviamente io ho messo il vettore ma è un modulo, F è la mia ipotenusa, quindi questo è l'angolo alfa, eccolo qua, quindi significa che questa qui sarà F sen alfa, questa sarà F cos alfa. Occhio che la freccia qui è così e qui la freccia è rivolta in questo modo. Cose molto semplici, dunque lungo Y, P, quindi R con N, meno P, meno F sen alfa, F attenzione non è costante, è variabile, tutto questo uguale a 0, non c'è moto lungo Y, F è A per T, attenzione, lungo X abbiamo che meno la forza di attrito in modulo dinamico meno A con D più F coseno di alfa, tutto questo è pari a M per l'accelerazione lungo X, e vi confermo tutto. Assolutamente. Vi ricordo che l'attrito dinamico è il prodotto del coefficiente mu con D o mi con D, chiamatelo come volete, di attrito dinamico che moltiplica la reazione R con N. Dalla prima equazione, quella lungo Y, quindi questa è R con N, ma questa è ancora mi con D o mu con D, dunque dalla prima notiamo che R con N è pari a mg P più F sen alfa. Quindi questo è mi con D mg più mi con D F seno di alfa, o mi con D che moltiplica mg più F seno alfa, raccogliendo il fattore comune mi con D. Quindi andiamo a considerare appunto l'equazione, quella che viene lungo X dove viene il moto, perché attenzione che c'è la nostra forza variabile. Cancello questo diagramma che ci ha permesso di determinare le componenti lungo X e lungo Y di questa forza. Avremo che, allora, Dunque, il testo mi chiede il tempo T con 1 al quale la cassa si ferma, dovremmo imporre che V di T con 1 è 0. Dobbiamo allora scrivere l'espressione al variare del tempo di V di T, che non abbiamo, che vi ricordo è l'accelerazione, ve lo ricordo, è proprio la derivata della velocità sul tempo. Quindi, intanto scriviamo questo, avremo che meno
mi con D per MG meno mi con D F sen alfa più F cos alfa è pari ad M, ripeto, derivata di V, ripeto dal tempo, ovviamente lungo X, no? Mi sembra evidente. Trattasi di equazione differenziale, scriviamo bene, allora abbiamo che dv, dunque divido per m e ho che dv sarà, attenzione, dunque, la scriverei in questo modo, dunque, dato, vabbè, facciamo tutti i passaggi, allora abbiamo meno mi con d, m con g, più f sen alfa, per il momento, più f cos alfa, diviso m dt. Questa quantità non è una costante però, perché a, ripeto, è variabile. Allora, cancello qua, dobbiamo lavorare su questo. Questo ovviamente, come al solito, non è una polemica, no, un po' una polemica, ma in realtà non voglio urtare la sensibilità di nessuno degli appassionati del mazzotto di lingue voci, che so che è un testo amatissimo, ma guai, però nella risoluzione, c'è cioè, sempre un però, nella risoluzione, cioè, molti passaggi vengono tralasciati. Dunque, facciamo così, dv è pari a, dunque, mi con d è una costante 0,3, scriverei così, mg meno mi con d, dunque f è a per t, lo scrivo a sen alfa t più a t cos alfa, tutto fratto la massa m che è costante in dt. L'avete riconosciuta, è una equazione differenziale, a variabili separabili, però io farei in questo modo. Guardate, spezzerei in due parti, quindi metterei questi primi due, li dividerei per m, più questo diviso m, m poi se ne vanno. Cioè voglio dire che, questa è algebra ragazzi, no? Chi prepara fisica non può avere problemi di questo tipo, quindi ho che, vedete, qua raccolgo, ho fatto il comune un a, quindi avrò che dv è a fratto m, che moltiplica che cosa? Sicuramente t cos alfa, che moltiplica ovviamente cos alfa meno mi con d sen alfa per t, vedete che c'è la variabile, l'ha integrato poi, e poi meno mi con d per g, lo vedete? Tutto ovviamente in dt. A questo punto, integrando, dunque qua integro tra la velocità v0 e v di t con 1, ovviamente, che poi è quello che ci chiedono, e qui integro tra t0 e t1. T0 ci dicono essere 0, perché ci dicono che all'istante t uguale 0, ma t0 è 0. Quindi, v di t con 1 meno v0 è pari a, dunque, l'integrale, dunque, a fratto m, cos alfa, meno mi con d sen alfa è costante, l'integrale di t, ve lo ricordo, t quadro mezzi, meno mi con d g è costante, l'integrale di t sarà un t, quindi questo diventa un a fratto m con 2 qua, perché l'integrale di t è t quadro mezzi, quindi 2 lo metto qua, cos alfa meno mi con d sen alfa t quadro meno mi con d per g per t, tutto tra 0 e t1. L'incognita sarà proprio t1. Allora, porto meno v0 a destra, applico il teorema fondamentale del calcolo, tenendo conto che la seconda parte, che consiste nel mettere 0 al posto di t, è sempre 0. 0 quadrato è 0 per questo è 0, 0 è per questo è sempre 0. Quindi, ottengo che la velocità all'istante t con 1, che ovviamente non conosco, ma che imporrò pari a 0, perché mi chiedono appunto il tempo t con 1 al quale la cassa si ferma nel testo. Quindi, in definitiva, v di t con 1, questo è un problema misto, ma anche un po' di cinematica, quindi un problema veramente facile, non difficile, v di t con 1 chi è? È un v0, allora più a fratto 2m cosen alfa meno mi con d sen alfa t con 1 quadro meno mi con d g t con 1, v di t con 1 deve essere 0, v di t con 1 deve essere 0, quindi questa è l'espressione. Imponiamo che, ripeto, v di t con 1 sia 0. Perché? Perché ci chiedono, ripeto, l'incognita è il tempo t con 1 al quale la cassa si deve
si deve fermare, si ferma, e si ferma quando la velocità all'istante di T1 ovviamente è nulla. Quindi, questo fatemelo scrivere, 0, allora, quindi qua abbiamo 0, dunque moltiplicherei per 2m dappertutto, 2m per 0 è 0, quindi abbiamo 1, guardate, A che moltiplica cos alfa meno mu con D, così qualcuno è contento, sen alfa per T con 1 quadro, ecco qua, meno 2m mu con D G T con 1, più 2m v0 uguale 0. Ecco l'equazione del secondo grado nell'incognita t con 1. Dunque vengono fuori, vi dico subito, due valori. Vengono fuori due valori. Allora, dunque, ovviamente mi trovo l'espressione in simbolico. Allora, teniamo conto di una cosa. Mi chiedono poi lo spazio percorso x1, percorso prima di fermarsi. Ovviamente, attenzione che, questa è una cosa che ovviamente faccio dopo, è chiaro che se fate i conti, qui facciamo i conti, ma vabbè, t con 1 chi sarà? Formula risolutiva ridotta, meno b mezzo, quindi abbiamo un m, mi con d, g, più o meno, radice di, allora abbiamo meno b mezzi quadro, quindi m quadro, mi con d al quadrato, g quadro, meno ac, quindi devo fare un meno 2m, v con 0, a, che moltiplica cos alfa meno mi con d sen alfa, è così, tutto diviso a, formula risolutiva ridotta sto utilizzando, dove a appunto è a, che moltiplica cos alfa meno mi condizionava. Bene, se fate questo conto, vi dico subito, allora, vengono due valori, uno è molto grande, che se andiamo a scartare, quindi 11.12 secondi, l'altro, il tempo da prendere, è t con 1, 1,28 secondi, quello che ci interessa, no? Trovato questo, ma questa è l'espressione che ci interessa, l'espressione in simbolico, questa qua, quella col meno, fatta questa considerazione, dobbiamo trovare x con 1, ma ve lo ricordo che v è dx su dt, pertanto x di t con 1, in generale x di t con 1 che sarà? Sarà l'integrale tra 0 e t con 1 di, proprio qua, risolvendo di nuovo, dx è uguale a v dt, dove v è tutto questo ovviamente, attenzione. Quindi ripetendo avrò che l'integrale tra x con 0 e x con 1, facciamo molti passaggi, ma c'è molto da cinematica questa, integrando tra x con 0 e x con 1 dx, questo è pari a l'integrale tra 0 e t con 1 di chi? Di v di t con 1 che, guardate, attenzione, tutto questo. V0 più a su 2m cos alfa meno mi con d sen alfa t con 1 quadro meno mi con d g t con 1 tutto in dt. Ancora una volta si tratta di risolvere un integrale. Sto guardando se è tutto corretto, dovrebbe essere così, ovviamente qui cancello, allora se facciamo i conti, il teorema fondamentale del calcolo, abbiamo x di t con 1 meno x con 0, ma x di t con 1, x con 1, x con 0 supponiamo essere 0, vediamo che x con 1 pertanto è questa integrale qua, tra 0 e t1, la seconda parte non c'è perché comunque verrà 1, guardate, v con 0 t, allora l'integrale di t con 1 quadro è t con 1 cubo sesti, quindi abbiamo un a fratto 12m, no scusa, t con 1 cubo terzi, 3 per 2 è 6, quindi a su 6m, chiedo scusa, ovviamente cos alfa meno mi con d sen alfa t con 1 cubo,
meno mi con D al quadrato, su mezzi, t con 1 quadro mezzi, G, t con 1 quadro. Tutto questo tra, vabbè, lo lascio così, questo sarebbe T, questo sarebbe, già l'ho integrato, sarebbe T con 1, era da 0 a T con 1, ovviamente la seconda parte è 0, tutto quanto, dove metto T con 1 al posto di T. Eccola qua l'espressione, ovviamente qui conosco T con 1, capite che se dovessi mettere quell'espressione con la radice sarebbe mostruoso, visto che T con 1 l'ho determinato, conosco tutti questi valori qui, vi ricordo, vi dico subito che se vi interessa il seno di 75 gradi è un 0,96, mentre invece il coseno di 75 gradi è un 0,26 circa, 0,258 all'incirca. Tutti i dati e valori sono noti, compreso A. Questo conto, se lo fate, vi viene un 5,15 m circa, col tempo appunto di 1, che ve lo ripeto è 1,28 secondi. Questo è 5,15 m. Abbiamo risolto un problema che era anche un po' di analisi, non solo riguardante la fisica, ma anche con calcoli di integrali non, diciamo, molto facili per chi è bravo in analisi, meno facili per chi magari è alle prime armi.